Mi hanno chiuso dentro. Chi con la sua cazzuola? Ti lo tenevo. Oh. Ce la fai. Fai l'umarello, metti dietro le mani. Se te la fa così. Te va mia in bescie, te tira un po' più sella. No, va mica bene. E che piace in una volta. Ma è scema. Fate break, finalmente te Chicco ti sei tolto la felpa. Morivi dal caldo, mi sa. E quando lavoro sono concentrato, di solito anche al lavoro tolgo la felpa alla fine del lavoro. Ma come fai? Io mi agito. Alla fine del. Io il contrario, devo prendere aria perché sennò mi agito. Non prendere aria. No, io metti, c'ho tipo 3 metri di catena da fare. La divido in 3, ne faccio un metro, quando finisco un metro mi tolgo la felpa. Cos'è il premio? Non puoi più soffrire, sei un terzo del lavoro, non soffri. No, mangiamo un po' di biscotti. Fate biscottato, amico. Ma è mio o è? Sì, no, quella è tua, amore. I biscotti sono per te. Senza glutine. Finito di collegare? Yes, finito di collegare il pannello da 375 e produce dai 12 ai 17 ampere. Alle, a che ore sono adesso? Ah, sarà le 5. 5? No, pomeriggio, sì. Tanto uno è fatto, sì, anche perché è un pochino duro oggi, eh. Non è proprio. Adesso 13,1 adesso. 12,9. 13, ma fa pace col cervello questo regolatore di carica? Okay. Avete collegato anche l'altro MPPT? Sì, collegato l'altro MPPT. Possiamo semi spoilerare cosa stiamo facendo? Semi. Sì. Facciamo vedere solamente questo. Cosa sarebbe? Boh, non lo so. Io non dico niente. Vediamo se qualcuno lo sa. Esatto. Lo mettiamo. E cazzo qua però. Di sbavarli fuori, come pensi che possa entrare il pannello? C'era l'ora, no. Cacchio, mi hai regalato anche lo svasatore, dietro la valigetta. Ah, c'è fatto. Sento con lo svasatore, vedi. È super completa. La valigetta. Mi fa micio micio bau bau, Aspetta, eh. Vai. No. Cosa faccio c'è? Che... è più stretto. No, più stretto. Sei... sì, guarda, sto calendario qua. Dove? Dove? Ah, dove ci sarà la bava? C'è una bavetta o qualcosa. Io ho carta vetrata. Sì, qua. Qui, per terra. Dai. Anche qua, guarda. No, per così poco. Eh sì, è stato preciso. Sono gli spigoli lì qua dell'alluminio. Vabbè, ne riparliamo dopo quando hanno risolto. Noto con piacere che siete riusciti. Yes. Ci sarà lo stesso problema anche per gli altri supporti? Con l'altro mi sa che non entra proprio, vediamo. Ecco qui la merenda un po' scarna oggi perché questa torta, carote e cioccolato e anche la farina con la farina di mais, l'ho fatta ieri ma saranno spazzolata. Anzi, il nostro amico Fabrizio l'ha assaggiata e gli è piaciuta anche a lui, vero Fabi? Confermi se guardi questo video. Quindi questo è il rimasuglio di ieri.
ragazzi, è un po' scarna perché stavo spiegando che è il rimasuglio della torta di ieri. Ma hai ciulato le mani sempre pulite? Sì, te l'ho aperto. È l'unico che aveva preso la carta. Ho detto gli lascio quello là perché e tu hai detto zenzero è così, non lo tocco. Ho detto ne prendo uno sotto qua. Allora non succede mica niente. Non è morto nessuno. Dai. In realtà è l'unico che... Perché la Kate mi fa, andiamo a prendere i succhi. E lei ha preso i succhi. Chiedi io ho preso tre succhi. L'unico che ha preso lei è quello all'arancia. E gli abbiamo ciulato la Kate, vai. Se prendo quello dello zenzero era uguale però. No, perché quello l'ho preso io. Ah, ecco. Alla salute. Alla salute, felicini. Alla vostra e alla nostra. Oh, ma fa due gocce. Vedo qualcosa sporgere. Oh, la tenda, la prima volta che l'abbiamo aperta, la prima volta in assoluto. Sì, è molto zozzina, vediamo. Zozza o... Avete fatto fatica? Si era incollata? No, all'inizio un pelo. Però poco. Sì, no, però ha fatto... ha fatto sotto vuoto. Che storia! Sì, almeno se piovigina sono riparati giusto a lavorare. Bella idea. Com'è, bella spessa? Non so, non però guardate. Sì, non so quando la useremo, più che altro che faremo libera, però magari una volta andremo in campeggio, come sai. Ma sentite che buon profumino che si sente? Indiano. È tutto il giorno che lo sentite? Ma non abbiamo vicini indiani, a parte che non vuol dire niente, anche noi cuciniamo indiano. Vorrei dire se c'è qualcuno di indiano che andiamo a trovare il campanello, gli chiediamo se ci invita a casa a mangiare. Più che altro per sapere se è qualcosa di interessante, qualche ricetta buona. O magari ci dicono è la trippa e noi... La trippa indiana. La trippa indiana non, non si può sentire. Indiana, no. Famosissima in India, La trippa... Tu chef la conosci la trippa indiana? Sì, che non la conosci la trippa indiana? La voglia. Allora, chiamiamo chef perché dovete sapere che Chico ha fatto l'alberghiero, quindi ha studiato 5 anni di alberghiero, più un anno di master, ha lavorato 2 anni nei ristoranti e con la pandemia il ristorante dove lavorava non gli ha rinnovato il contratto e niente, lui è stato a casa un po', poi ha detto mi rompo le palle. Il primo lavoro che trovo vado e ha trovato da fare il fabbro. E adesso non cambierebbe per nessuno, nessuna ragione al mondo, vero piccolo? Solo in caso che un indiano fa la trippa. Perché? Cosa c'entra? Per questo che vi hanno chiesto consiglio a lui, no? Perché diciamo che del settore ha sempre un po' le mani in pasta anche in questo settore. È giusto? Mi distratti con i miei discorsi culinari. Aspetta. Vediamo che se il secondo pannello è buono la prima, eh? Figurarsi. Ehi là. Ah, sai che non si capisce più niente qua, eh? Maglione, maglietta. È vero? Dopo 5 minuti il maglione, dopo 5 minuti la maglietta. Si capisce bene cosa. Cosa staranno combinando con questo sistema innovativo? Non è innovativo, però l'abbiamo studiato. Studiato e fatto noi. Possiamo spoilerare adesso? Dai, direi. Spoileriamo? Dai, vieni su. E se no te la passo, stai... così spieghi te. Stai lì. Aspetta che c'è qua, Argo, Argo! Facciamo così. Vieni qui. Facciamo la finestra, dai, oggi. Il sole da che parte gira, oggi il sole gira di là. Gira di là, ok. Caspita, però i pannelli sono piatti, cosa facciamo? Cosa facciamo? Tac! Ho schiacciato il telecomando. Tac! Attenzione! Senza mani, senza piedi. Attenzione! Alziamo il pannello a 36 gradi per piedi. Fine corsa. La decidete alla fine corsa? Sì, la decidiamo noi schiacciando stop.
decidiamo noi il fine corsa schiacciando stop. Ah, ok. Quindi adesso basso, decido che va bene così, spengo. Figo. Adesso è mezzogiorno, il sole è dritto in alto, abbasso. Quindi va bene che stiano dritti. Aspetta che vado su, che così magari filmo bene il sistema. Che figo! Ovviamente si alzeranno due pannelli, sia questo che quello assieme. Con un solo telecomando? Sì. Ah, interessante. Altre due. Va bene? Va bene. Mezzogiorno, torniamo giù. Aspetta un attimo, blocca. Spingi fuori del tutto. C'è un po' di agio. Sì, vabbè, non tirarlo fuori del tutto. Che si alzano tutte e due, sono compensati con le cinghie. Ah, sì, sì. Hai mal di schiena, sei stato giù tipo un'ora? Sì. Vai, chiudi. Oggi sento tutti i profumi, adesso il profumo di barbecue. Vai. Bello, molto interessante. Almeno sfruttiamo il sole a pieno, vero? No, naturalmente quando siamo fermi, vabbè, neanche da dire. Solo questo è quello dove sta adesso Chicco. E l'altro invece, quello dietro, che non avete ancora montato. No, infatti.